Benvenuti cari fan della WWT, o meglio, benvenuti ai miei fan, degli altri non potrebbe fregarmene di meno. Come ben saprete, stasera ci sarà un match valido per il titolo di campione WWT, e io purtroppo starò solo a guardare. Beh, pazienza, vuol dire che il mio amato frullatore non lavorerà stasera. Ma se volete vedermi all'opera, dovete aspettare solo una settimana. Nella prossima puntata di Monday Night Raw affronterò il detentore della cintura WWT per un match che mi porterà ad essere campione. Non che mi interessi chi dovrà affrontare fra Zeb e Daniele, travolgerò chiunque mi si porrà davanti. Quindi ci vediamo fra una settimana, signore e signori. So che farete il tifo per me. Ed eccoci al terzo match della serata. Il buon vecchio, non buono, Dario Moccia. Sempre col solito asciugamano, i guantini. Sempre vero. Sempre vero. Tipo che anche in inverno hanno le foglie e tutto il resto. Mi sembra che... il nostro che babbaro, che babbaro di fiducia. Vediamo contro che andrà. Pare che sia un rematch. Sì, ma mi sa che è venuto a piedi Dario stavolta lo show. Dopo la macchina della settimana scorsa che gli è esplosa. Ho sentito. Sì, ma penso che tutti i soldi che gli danno Poretti, penso che un'altra macchina se la sia trovata. Beh, non credo. Il nostro era una Ferrari Poretto. Il nostro General Manager è molto tirchio per queste cose. Sicuramente non aveva un'assicurazione con lui. Sicuramente la macchina è persa. Tra l'altro è una Ferrari rossa, rosso fiammante. Se succede nel parcheggio, resta nel parcheggio. Beh, rosso fiammante, fiammante lo è di certo. Direi di sì. Secondo me comunque era opera della scimmia. Si casa col pubblico, come al solito, il pubblico sto giro lo fischia, diciamo. No, neanche tipo, guarda. È che la metà sono per Simone, la metà sono per lui, si confondono. Poi c'è il solito coglione che ce l'ha con tutti, che continua a duplicarsi. Ed ecco il suo avversario. Il nostro buon Simone fancazzista. Che la sua settimana ha perso proprio con Dario Moccia. Entrerà sempre in modo imbarazzante, qua. Non è imbarazzante. Qua. No, è il suo stile. È un diciamo, tipo. No, è in modo imbarazzante, diciamo. Sembra che deve inciampare da un momento all'altro. Ma non ce lo fa, perché è più forte. Non è Victor Lato che vola e male. Proprio duro. Ma sì. Vediamo se Simone questa settimana riuscirà a vincere, riuscirà a vendicarsi della sconfitta. 1, 2, 3, schiocco del ring, clinch. Attenzione, vinto proprio da Simone. 2, 3, 4, io ne ho contati 4. Armbar tirato. Armbar, tutti a imitare il campione. Sì, così. Poi fa le trombette, poi si lamenta perché perde. Dai, si casa per le trombette lui. Dario questa volta vince. Il clinch è proprio un superplex, no? Un superplex normalissimo. Perché un superplex? Non c'era un paletto, sì, così. Sì, ricordiamo lo scandalo dei kebab fatti di carne di poppo di Dario Moccia, indagato su queste cose. Sì. È stato un duro colpo per la sua attività, ma. Cioè, lui invece di catturare i Popo evento per darli via, li catturava per il kebab. Esattamente. Che brutta persona. No, io dopo questa notizia tengo palesemente per Simone, nonostante il suo modo imbarazzante di combattere. Ma ha uno stile particolare, ma comunque efficace. Cioè, sì, la prima settimana ha perso con Zeb dopo quello che è successo, bruttissimo. Tuo amico Zeb. Non è vero, un suo stile, detto anche imbarazzante. Guarda che bei voli. Si lancia, comunque dai, i voli li prende, dai. E fa sempre queste mossine, non può vincere uno con le mossine. Lascia stare. Lo butta per terra. Ma comunque, Dario Moccia si è dimostrato un ottimo lottatore, interrotto sempre da scimmioni bianchi e viola. Con grandi manganelli. Brain chop. Con grandi manganelli, mi piace. Però comunque Simone in questo match mi sta piacendo di più. Qualche mossa molto buona. Lo rialza in modo imbarazzante. Tutto imbarazzante per te, non lo so. Lo prende per la coppa, lo mette alle corde e cosa vuole? Prova una fare? Mossa alle corde, niente, Dario reagisce. Reversa. Lo mette per terra. Calcione in faccia. Adesso pugnetti alla testa. Attenzione, questo buon Dario. Cosa vuole fare Dario? Si lancia. Vuole volare. Attenzione, vuole si volare, lancia e lo prende. Simone non evita in questo caso. La gente sta prendendo troppi voli sta puntata. Vedo Dario. Una reazione di Dario. In vantaggio, però Simone reagisce subito. Ginocchiata al volto. Bella ginocchiata. Attenzione. Vediamo cosa farà in questo caso. Calci sempre al ventre, poi crossline. Una crossline in basso. Un bellino, poi back body dopo da parte di Dario Moccia. Gli striscia il piede in faccia. Di nuovo. Di nuovo il piede in faccia. Avrà pestato una cacca e ora si starà pulendo.
Può darsi. Che brutta persona. Povero Simone. Ancora back body. Vedremo se il nostro Simone diventerà carne, di carne da kebab. Però ma non credo. Non ne ha più Simone, mi sembra che non ne abbia più. Sembra questo strisciamento di piede. Ha acquistato una cacca, c'ha ragione pure. Si vede che non si era pulito bene prima. Bellissima questa mossa, resa celebre dal Bordus Clay, diciamo. Si lancia celebre, molto celebre, liscia. Resa celebre dal Bordus Clay. Prende, ora si pulisce anche i guanti, i pugni, sempre su Simone. Però se l'ha lanciata, l'aveva anche preso. Bellissima mossa parte di Simone prima, non l'abbiamo sottolineato. Che reagisce ancora una volta, la lancia all'angolo. Vediamo cosa vuol fare. Cross line up all'angolo. E poi si gasda, ragazzi. Si... Trombetta! Lascia Dario tutto tempo di rialzarsi. Lo guarda. Si guardano. Lanciato alle corde. Accompagna per terra. Tip toss. Dario sembra non avere energia in questo match. La scorsa settimana l'abbiamo visto molto più in panca. Sarà depresso per la macchina. Attenzione, lo gasa in modo imbarazzante. Lo gira. Vediamo cosa fa. Un pugno. Cosa tira fuori? Cosa tira fuori? Non tira fuori niente. Cosa sta facendo? Il cobra! Il cobra senza cobra. Il cobra senza cobra. Il cobra senza calzino, diciamo. E va a schienarlo. Uno, due e tre. Simone vince con una mossa. Non lo sto neanche a dire. Dove è andato culo? Io come sempre non lo vedo. Sparisce in continuazione. Sarà l'intestino sensibile. Intanto vediamo questa cross line lanciandosi da qualche. Simone che ha dato una buona prova di sé, nonostante. Sì, fanno dei buoni match insieme questi due. No, sì, nonostante comunque un modo di combattere un po' strano, diciamocelo. Però in questo caso ha portato alla vittoria. Mi ricordo Santino Marella molto. Ha bastigato per la finale. Sì. Comunque Simone si gasa, ha vinto il suo match. Che non sia il primo match che ha vinto. Vendicandosi appunto della scorsa settimana in cui aveva preso il secondario Mochi. Ci sono dovute 4 puntate per vincere un match. Vabbè, però intanto il primo match della sua esperienza in Monday Night Call ha vinto. Continuerà ad avere un'esperienza in Monday Night Call, non credo che se ne vada. No, quello sì, però non è paradigma. Non si gara col pubblico. Pubblico contento di questa vittoria. Ma bravo Simone. È che più o meno la metà della tifoseria. La scimmia! Senza manganello però. La scimmia che si presenta su. Sull'Epron a caso, guarda Dario Moccia che si è appena rialzato. Vedo di sto. Guantini sempre verdi. Ci guardano, non fanno altro. Si guardano, fanno una faccia strana, dai. Niente, non interviene in questo caso. Eccomi ritornato qua insieme a Foscaz ed Air. Oh, stasera per il main event abbiamo Zeb che entra con la sua macchina. La solita macchina rubata. Che ricordo non è rubata e non è neanche sua, come mi sono sbagliato adesso. È dello zio. WWE. Bellissima cintura, col design blu dietro. New Championship WWE. Speriamo la perda in fretta. Magari non con Daniele, ma con Maurizio nella prossima puntata. Beh, no. Nel dubbio Merluzzo ha comunque una tetto shot prossima settimana, quindi che ci sia Daniele o Zeb è uguale. Sì, però se combatte con Daniele mi sento un po' più sicuro. Zeb è un po' scorretto, non mi piace. Ricordo Zeb, il più giovane campione da WWC. È anche l'unico. È per quello il più giovane. È anche quello che ha avuto il regno più lungo. Sì, esatto. Intanto il suo avversario Daniel doesn't matter. Col buco dei pantaloni. Si vede in modo di. Ma il buco lo fa volare meglio. In effetti è vero, però. Sembra che la solita musica molto carica. E comunque ricordiamo che Zeb è il campione più giovane, ma al contempo è il campione più vecchio. E anche con la solita faccia, come per dire, dove cazzo sono. Infatti sì, cioè guardatelo, è spaesato. Guarda il cielo. No, in questo match forse sarà la prima volta che tengo per Zeb. Perché? Non ti piace. Hai appena detto che tenevi per Daniele. No, hai appena detto che tenevo per Merluzzo. Sì, ma volevi che Daniele andasse contro Merluzzo la prossima settimana? No, ho detto che Zeb speravo che vincesse la prossima settimana, perdesse con voi. Ah, avevo capito male. Insomma. Intanto vediamo alcuni fan che hanno sbagliato associazione, non è WWE ma è WWT. Sì, dovrebbero. Ma sai che sono sempre quelli. Sì, quelli che ti stanno duplicando con la maglia rossa. No. A vedere i bicipiti inesistenti. Non assolutamente come quelli di Maurizio, diciamo. Sì, se Merluzzo facesse un'entrata del genere si vedrebbe meglio. Comunque, non ho capito come si chiama l'avversario della prossima settimana di Zeb. Maurizio Merluzzo, prossimo campione WWE. Attenzione, nel frattempo il nostro caro amico annunciatore ricorda questo match per il titolo.
con la cintura WWT in palio. Molto bella la cintura, diciamo, colori molto sgargianti. Che stanno male con gli occhiali di Zeb. Quindi va subito tolta lui. Benissimo con Zeb. Gli va subito tolto. Vediamo i due avversari, Daniele da Zemmetter. Che si casa col pubblico. Il pubblico. E Zeb, il più giovane e più vecchio campione della WWT. Il regno più lungo per ora. E anche l'unico regno da imbattuto. Una settimana, ricordiamo, una settimana. Il più lungo. Vabbè. E anche l'unico campione della WWT con gli occhiali da sole. Mostra la cintura al pubblico. Alza la cintura, fa vedere, voi non ce l'avete. La ragazza ce l'ho si caso per Zeb, si caso. Zeb è molto amato dalle ragazze. Forse ha vinto un appuntamento dopo la sera. La dà all'arbitro, la fanno usare a Daniele. Attenzione, comincia il match. 1, 2, 3, schiocco di campana, parte. Clinch. Solito clinch. Le campane non schioccano poi. Schiocca. Vince Zeb. Dropkick. Dropkick. Penso sia la prima mossa che ha fatto in WWE. In the face. Ma quel dropkick l'ha fatto più volte. Irish whip all'angolo, presa. Lo prende dal culo, lo lancia sul paletto. Lanciato contro il paletto sostegno. Lo alza, no, lanciato via. Reagisce, gli monta addosso. Una furia. Abbastanza brutto da dire, gli monta addosso, Se lo monta proprio. Che cosa brutta. Attenzione, vediamo cosa succede. Lo lancia contro le corde, vediamo cosa prova a fare. Ricordiamo che questo è un match valido per il titolo. Lo accompagna al suolo. Daniele vincendo questo match potrebbe diventare il campione più basso della WWT. L'unico campione in maglia rossa. Il primo campione per calzoncini, cose così. You can't see me. No. Lo risolleva, malissimo questa cosa. Alza per le gambe, si lo batte per terra. Però tira. E Zeb ha la sua vendetta, lo monta anche lui. Si stanno montando, non è una cosa bella. Fanno un po' fuori dal ring per Zeb. Si lancia liscio clamoroso da parte di Daniele, evitato magistralmente. Zeb sale e si gasa approfittando del volo sbagliato. Quando comincia a contare si fa beffe del suo avversario. Close line da parte di Zeb. Ma sono tutti questi inglesismi oggi, tutte queste R con l'accento inglese. Close line, dico close line. Siamo romagnoli, ci sta. Diciamo close line. Attenzione. Lanciata alle corde. European uppercut. Mossa al braccio. Niente, Zeb sembra dominare in questo match, però si ferma, lo guarda. Daniele lo lancia contro le corde, vediamo cosa prova a fare. E la accompagna nuovamente al suolo, seconda mossa eseguita in questo modo. Si casa ancora col pubblico. E ancora siamo a tre. Ricordiamo che Daniele potrebbe vincere il titolo. Lanciato dopo a malapena una settimana, Zeb si ritrova a difendere il titolo mondiale. Close line da parte di Daniele Dasmetter, che vola subito sul paletto con un'agilità incredibile. Si lancia, bellissima, bellissima questa mossa, vista di fare anche nel triple threat. Continua a volare bene, al contrario del suo collega Vittor Laszlo. Era lanciato all'angolo, vediamo cosa provare a fare. Spear all'angolo. Spear. Zeb sembra non averne già più, non vorrei dire però. Ma Zeb è uno che si è incassato. L'abbiamo visto negli altri match. Zeb è uno che incassa. Lo potrebbe darsi un nuovo campione. Due. Solo due conteggi. Non sarà così facile chiudere il neo campione. Non si fa infilocchiare subito. Campione più ricco della WWT. Gomitata al suolo. Lo rialza. Non lo vuole massacrare niente quando Zeb reagisce. Power slam da parte di Zeb. Comunque delle mosse ce le ha Zeb, Ma sì, qualche mossa suina, qualcosa fa. Vince sempre in modo scorretto però. Se l'avversario se lo merita, tira fuori tutto il suo arsenale. Quindi mi stai dicendo che l'arba qui, Mi stai dicendo che Daniele si merita queste botte? Sì. Ok. Proprio così. Però cross line da fare Daniele che reagisce subito. Zeb in grande difficoltà. Vediamo dove se lo porta. Daniele fa vedere tutto il blu del pavimento, no invece. Dove se lo porta? Niente. Lascia lì e gli monta ancora addosso. L'arbitro sta contando, attenzione. E infatti sono fuori da un bel po' di tempo. Vediamo a che conto è arrivato l'arbitro. L'arbitro ha già contato fino a pi greco e sta continuando. Attenzione. Sta barcollando Zeb. Attenzione, prova una mossa. La finale è più fuori dal ring. Vediamo cosa fa. Non torna sul ring? Perché? Calcetto. Daniele si è gasato ormai. Potrebbe perdere. L'arbitro comunque è prossimo alla fine. Ricordiamo che il titolo può passare solo per conteggio. Reagisce intanto Zeb con una mossa magistrale. E Zeb sembra quasi. E 10, l'arbitro conta per il pareggio.
No, è incredibile, preso, no. Zeb campione, rimane campione. No, qualcuno deve spiegare a Daniele che non ha vinto il titolo, però, eh. Non c'è nessuno. Cosa sembra fa? Gasarsi, però. Glielo spiega Zeb. Zeb glielo spiega sicuramente. E ha capito, non può non aver capito. La mossa con cui è arrivato in finale. Oh blow. E anche per questa puntata di Monday Night Raw è tutto. Ci vediamo alla prossima settimana.